Guarda, le Nova Blast sono, se queste due scarpe sono molto simili, le Nova Blast davvero sono molto diverse da queste, quindi è proprio un altro tipo di scarpa. La domanda della settimana è se è tradizione o innovazione, la blu o la rossa. Nel nord Europa, in particolar modo in Belgio e in Germania, l'acqua naturale è sempre, ha sempre il tappo blu, mentre quella rossa è gasata. Da noi invece facciamo in maniera molto meno standard. Oggi comunque parleremo di un confronto tra due scarpe che ci sono molto piaciute nel 2020. Ringrazio ancora Giulia e Marco che si sono prestati ad aiutarci per la recensione delle Evo Ride e delle Glide Ride. Sappiate comunque che non faremo mai confronti trasversali tra marche, ma solo all'interno della stessa marca, anche perché il nostro suggerimento è quello di comprare un modello di una scarpa che vi è piaciuta e scegliere magari all'interno del catalogo di questa marca stessa. Partiamo proprio da ASICS perché la marca giapponese ha introdotto sui suoi siti internazionali, ma anche su quello italiano, una funzionalità che si chiama Shoes Finder, con la quale è possibile stabilire quale scarpa vada bene per una certa tipologia di podista. In 6 semplici passi guidati troverete una scarpa che vi potrà aiutare a correre al meglio per la vostra biomeccanica di corsa, per la vostra tipologia di atleta e terreno, per i vostri obiettivi di allenamento e preferenze di ammortizzazione e stabilità. Non è un caso che il test che ho fatto io utilizzando questo Shoe Finder ha mostrato che tra le mie prime scelte escono sia l'Override sia la Glide Ride, sebbene lo debbo confessare che secondo l'algoritmo la mia scarpa perfetta dovrebbe essere invece le Meta Racer, che sono il modello di punta utilizzate per correre le competizioni internazionali. Tra l'altro le Meta Racer sono le uniche scarpe non chiodate con piastre in fibra di carbonio che secondo World Athletics può essere utilizzata in pista alle varie gare nazionali e internazionali. Oggi nella recensione parleremo anche brevemente delle Nova Blast, che però avranno a loro modo una recensione dedicata dopo le 200 miglia corse sia da me sia da Andrea nelle settimane scorse. Tra l'altro, per curiosità, dovevamo utilizzarle entrambi per fare il record su Strava della pista ciclabile del Lago di Varese, ma poi questo weekend abbiamo preferito svolgere un lavoro in pista. Ad ogni modo, nel confronto tra blu Evo Ride e rossa Glide Ride, abbiamo scelto determinati parametri che secondo noi rappresentano i migliori criteri di scelta per un podista amatore, una volta però capito quale debba essere l'utilizzo che intendete farne. E qui entra proprio in gioco Shoe Finder, che è lo strumento che vi consentirà scegliere la scarpa più adatta al vostro modo di correre, alla tipologia di atleta che voi rappresentate. Prima di passare la parola ad Andrea, che voterà per una o per l'altra scarpa sulle diverse caratteristiche che analizzeremo, sappiate che queste scarpe sono state comprate da noi qualche mese fa su Running Warehouse. Ad ogni modo siamo fortunati di poter correre 150-180 km a settimana e di conseguenza poter effettuare molti più confronti rispetto a quelli che un podista amatore normale possa fare. Sappiate però che nella mia esperienza podistica vale l'effetto IKEA, ossia il fatto che utilizzare una particolare scarpa, se vi porterà un allenamento di successo, vi porterà a pensare che sia migliore delle caratteristiche che questa scarpa stessa rappresenta. Vediamo comunque cosa ci dice Andrea dal campo di Garbagnate. Questo è il suo parere di podista evoluto. Ovviamente ognuno di noi traga le conclusioni sulla base delle vostre preferenze e delle caratteristiche che più si adattano al vostro modo di correre. Buongiorno Andrea, tutto bene? Ciao Maxi, tutto a posto, tranne la giornata un po' così. Sei pronto per correre in pista stamattina? Ciao Maxi, ultimo allenamento pre-campionati italiani, vediamo come va oggi. Finalmente siamo giunti alla video recensione che confronta le Evo Ride con le Glide Ride. A chi sono adatte queste due scarpe? Allora, sono due scarpe per certi versi molto simili, ma anche molto diverse. Sono delle scarpe molto leggere, sono delle scarpe per atleti abbastanza evoluti, diciamo. Non il classico corridore da domenica, ma un qualcosa un po' di più. Come già detto nel video introduttivo, facciamo una classifica. A livello di estetica, quale delle due utilizzeresti? Allora, a livello di estetica forse mi piace di più la Glide Ride, che ha quella forma un po' strana che stanno prendendo adesso tutte le scarpe da corsa, diciamo, un pochino più spinte. Grip? Allora, il problema del grip qua è che all'inizio sembrano molto simili, poi
dopo 2 o 3 settimane si vede che invece le glide ride durano un pochino di più come suola la battistrada. Pista bianca le ho trovate abbastanza bocciate, diciamo, mentre su asfalto senza nessun problema, anzi un buon feeling. E secondo te a livello di velocità, l'hai provata in pista in molte occasioni, cosa ne pensi? Allora, ecco, dopo in pista la sensazione al piede è strana sulla glide ride, mentre la Evoride mi sembra una scarpa molto classica, e in pista preferisco, mi sento a mio agio con una Evoride perché mi dà meno problemi, sento l'avampiede un pochino più libero e quindi ci riesco ancora un po' meglio. Anche perché le glide ride sono fondamentalmente dedicate a chi appoggia di tallone. Poi io pensavo che con questa forma un pochino che aiutasse la rullata mi desse un pochino più di spinta di avampiede, invece l'ho sentita un pochino più limitante, se posso dire così. E invece Andrea, per il peso cosa ne pensi? Non a livello fisico, ma a livello di sensazione. A livello di sensazione mi sembra molto più leggera la Evoride, anzi mi sembra proprio quasi la metà della scarpa. Ripeto, magari anche la sensazione di costrizione della scarpa, che è molto di meno sulla Evoride, me la rende molto più leggera rispetto alla Glide. Tu ci hai corso dai 10 ai 21 km, a livello di comfort cosa dici? Guarda, assolutamente su quello vince la Evoride per me, perché la Glide Ride davvero sento l'avampiede come se fosse una Zoomfly, ma un po' troppo duro e mi addormenta davvero la pianta del piede. Forse l'avevo detto anche ai tempi della recensione, non è così confortevole come me l'aspettavo, almeno sul mio piede. Quest'estate le hai provate, come abbiamo detto, su un lungo, cosa dici a livello di traspirabilità della tomaia? Allora, io non ho di quei problemi, l'unica volta che ho avuto problemi di traspirabilità in effetti è stato con le Pegasus 37, in generale le trovo abbastanza simili, forse sì, ancora un pochino meglio le Evoride. E a livello di protezione, lunghi oppure corse veloci, cosa dici? Quali sono le scarpe più protettive tra le due? A detta così non te lo saprei dire, lì c'è sempre il solito problema della vera protezione. Qui mi sembrano tutte e due delle scarpe molto leggere e relativamente poco protettive. Infatti io non le utilizzerei molto sui lunghi, ma le utilizzerei sui lavori come il medio, per dire. Durata? L'intersuola sembra che duri abbastanza, il battistrada invece tipo sulla Evoride è davvero smangiucchiato subito nei primi chilometri. Ma molto, mi ricorda, se devo pensare alle Pegasus 33-34, che nei primi 100-200 km si piallavano sotto, che era una bellezza. A livello di prezzo? A livello di prezzo vince, credo, a mani basse la Evoride, comunque gran qualità e prezzo davvero contenuto. Non si trovano così facilmente, però chiaramente ci sono delle buone offerte su internet. Non in si questo... trovano perché ci sono le buone offerte, se le comprano tutte. Ultima domanda, secondo te a chi sono adatte, se dovessi scegliere? Guarda, come ti ho detto prima, direi atleti comunque di un buon livello, quindi personaggi che corrono almeno 5-6 volte a settimana e che fanno i lavori al medio almeno sotto i 4,30, per dire. Peso abbastanza contenuto, fai sotto i 70 kg almeno, 75. Anche per le glide ride oppure qualche chilo in più? Le glide ride sì, qualche chilo in più, in effetti c'è un po' più di ciccia sulla scarpa, state attenti però davvero alla pianta del piede, che è davvero particolare. Non abbiamo testato le Nova Blast, un veloce pensiero su queste scarpe, poi ovviamente faremo una seconda recensione rispetto a quella ufficiale. Guarda, le Nova Blast sono, se queste due scarpe sono molto simili, le Nova Blast davvero sono molto diverse da queste, quindi è proprio un altro tipo di scarpa, come ammortizzazione nettamente più morbida e come reattività siamo lì, cioè sono scarpe molto diverse, come reattività poi alla fine le trovo molto simili. Tra le tre quale sceglieresti? Secca, Nova Blast. Secondo posto? La Evoride.
ovviamente. Terzo posto, non diciamo l'ultimo, la Glide Ride. Diciamo che Nova Blast e la Evo Ride sono molto diverse, ma mi sono piaciute molto tutte e due. Il plus, secondo me, delle Nova Blast che le riesco ad usare perfettamente per fare lunghissimi, cosa che tanti invece non si sono trovati bene, per dire. E quando testeremo le Meta Racer? Meta Racer quando arrivano, sarebbe stato carino averle per fare i campionati italiani, invece vedremo. Tra l'altro, le Meta Racer sono una delle poche scarpe non chiodate autorizzate per essere utilizzate nei campionati mondiali, in tutte le gare internazionali. Infatti per quello era molto interessante, l'avremmo voluta provare proprio per quello. Diciamo che al posto di una chiodata per noi amatori era una scarpa molto buona per fare queste gare internazionali o nazionali. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima. Dimenticavo di dirvi che io sono Massi, spero che la recensione vi sia piaciuta. A me la scarpa blu è quella che piace di più. Siamo ormai arrivati alla 40ª recensione del canale. Scrivetemi qua sotto quali vorreste ancora vedere nelle prossime settimane. Nel frattempo, stay strong e ci vediamo alla prossima.